Sposetti, fate parlare Sposetti. Ciao, sono l'assistente di Sposetti. Dobbiamo passare, grazie. Grazie. Renzi, che cosa ne pensa delle perplessità di Napolitano sulla fiducia nella legge elettorale? Ragazzi, calma. Ciao ragazzi, buon lavoro. Sposetti è vivo? Sposetti, fate passare Sposetti. Ma il popolo del PD secondo lei è contento di fare una legge elettorale insieme a Verdini anziché insieme ad MDP? Le leggi elettorali si fanno cercando il più largo consenso, perché la legge elettorale è una regola del gioco e quindi non può essere figlia di una maggioranza politica di governo. La legge elettorale è figlia di una convergenza in Parlamento, è sempre stato così. A questo proposito, lei che cosa ne pensa della scelta di aver messo la fiducia sulla legge elettorale? Ma vede, il problema che nessuno si pone è che il voto segreto c'è e sarà il voto finale. La legge elettorale non è un vestito di Arlecchino, non è che si fanno 80 voti e ne togliamo un pezzo, ne aggiungiamo un altro, perché alla fine non si ha una legge elettorale. Una legge elettorale ha una sua organicità e quindi occorre che sia il voto, poi ognuno voterà come vuole, sia sulla legge, non sui singoli articoli, perché se no non avremo mai una legge elettorale che funzioni. Ma il governo non doveva restare fuori così, no? Come aveva detto Gentiloni anche. Certo, ed è stato fuori fino a quando è stato possibile cercare una convergenza e una risoluzione senza un intervento del governo. Siccome siamo a 4-5 mesi delle elezioni e non possiamo andare al voto senza una legge che renda chiaro perché cosa si vota, chi si vota e come, il governo si è fatto carico di un atto di responsabilità.